Abbiamo qui con noi Antonino Raffa, oggi 35 anni, è un trapiantato di polmone dal 2002, è stato trapiantato quando aveva 23 anni e ha ricevuto il trapianto perché era un malato di fibrosi cistica. Sì, perfettamente. Questa è la sua prima volta qui a Roma, ma ha già fatto delle gran fondo. Ci vuoi raccontare un po' la tua storia? Sì, e allora, questa è la mia prima partecipazione qui a Roma. Io sono affetto da fibrosi cistica, quindi per me è come partire da zero, perché prima non facevo nessun tipo di attività fisica perché purtroppo la malattia me lo impediva. E per me è come una seconda vita, perché passare da non poter fare nulla e riuscire a fare 120-130 km in bicicletta è, diciamo, un'impresa. Per lo più qui a Roma oggi è stato un ambiente bellissimo, una gara bellissima, e sono soddisfatto di quello che sono riuscito a fare oggi. Grazie. Senti, ma tu sei arrivato insieme ad altri trapiantati o li hai staccati? Questo ancora non lo so, perché sono arrivato da poco, ma penso di aver fatto una bella prestazione, mi sentivo bene oggi, in salita sono riuscito a dare il meglio di me. E vediamo, il verdetto lo dirà la classifica più tardi. Che tra l'altro non è solo con i trapiantati, ma è con tutti quanti, perché voi siete arrivati praticamente tra i primi. In generale il gruppo dei trapiantati oggi è arrivato tra i primi avendo fatto la lunga. Sì, abbiamo fatto una bella prestazione tutti quanti. Questo indice che dopo il trapianto si può avere una vita normale a tutti gli effetti, e quindi essere alla pari di qualsiasi altra persona che non ha mai avuto nessun tipo di problema. Quindi il trapianto continua a dire che è vita e che fa rinascere una persona che prima era impossibilitato a poter fare la qualsiasi cosa.